Innanzitutto grazie di aver accettato di perdere un pochino di tempo con noi. Sono anche contento perché questa è la serata del rientro alla Festa Nazionale dell'Unità dopo che per 5-6 anni ne sono rimasto escluso. Ci sono sempre incomprensioni anche fra coloro che dovrebbero capirsi subito. Speriamo che sia passato questa epoca. Fare il giornalista spesso comporta il dovere di essere scomodo e se questo non è accettato dal potere dovrebbe essere accettato dai compagni. Facciamo una rivista Latin America trimestrale che sicuramente è controinformazione pura. Guardiamo i titoli di copertina, le guerre di Bush che cancellano i diritti civili, come l'informazione protegge Posada Carriles, il terrorista caro alla CIA, quello degli attentati a Cuba, ovviamente organizzati in Florida e messi in atto a Cuba, l'ipocrisia della sinistra italiana su Cuba e Venezuela, la conquista delle Americhe secondo Ratzinger. Sono argomenti scottanti, polemici, c'è una lettura diversa di quello che è la consuetudine, non si parla mai male né degli Stati Uniti né del Papa. Gli Stati Uniti sono retti da esseri umani che sbagliano, il Papa, anche se rappresenta Dio in terra, è un essere umano che sbaglia. Può sbagliare. Del resto c'è un bello scollamento tra la cristianità e il cattolicesimo, credo, a tutt'oggi, se vogliamo battere questo argomento. Questi ultimi due anni sono stati anni di amarezza per molti cattolici convinti. C'è un ritorno all'antico, è come se si volesse cancellare tutti i passi in avanti fatti per merito del Concilio Vaticano II, come se si dovesse cancellare l'opera di Papa Roncalli. È un po' triste, io sono un credente, però so che anche i burocrati del Vaticano passano e la religione cristiana rimane. E quindi sono epoche. È un segno dei tempi, probabilmente. Parlando di cristianità, il personaggio Che Guevara, no? Questo personaggio internazionalizzato e la sua battaglia a favore del progresso in un paese che era devastato, quanto lei lo vede vicino al discorso della cristianità? Beh, c'è un libro di un teologo, Giulio Girardi, che appunto ha analizzato il pensiero di Che Guevara facendo degli arditi accostamenti col pensiero cristiano. Giulio Girardi non è stato un professorino, è stato un docente a Parigi, è stato uno dei grandi studiosi della teologia della liberazione, lui stesso è diventato una voce della teologia della liberazione. Io ho l'onore di aver pubblicato questo libro nella collana, proprio in questa collana Continente Desaparecido, perché quando lui me lo ha proposto ho sentito che era qualcosa di nuovo, di rivoluzionario. Non era un accostamento così tanto per farlo, qualcosa che fosse campato in aria, no. Che Guevara ha scritto una lettera ai figli, quella dell'addio, dove diceva: e vi chiedo di sentire sempre come una ferita sulla vostra pelle ogni prepotenza fatta, ogni offesa fatta a un essere umano. Dice: ma ha fatto la rivoluzione, sparava, ammazzava. La guerra civile purtroppo è questo. E quella guerra civile si fece, quella rivoluzione, perché comandava un dittatore sanguinario, torturatore, famoso per essere un torturatore, Fulgencio Batista, che governava Cuba insieme ai mafiosi più famosi come Vito Genovese, Franco Stello, Lucky Luciano, che erano i padroni degli alberghi Casinò. Insomma, non fu un atto così campato in aria tanto per farlo.
Io credo che molte volte non si, chi si permette, chi ha, come posso dire, la bassezza di mettere in discussione un messaggio morale come quello di Che Guevara, dovrebbe documentarsi meglio, dovrebbe avere la voglia di capire che cosa veramente è successo. Molta gente parla perché... Ma molta gente parla perché svolge un ruolo, deve essere un provocatore. La cultura di destra prevede anche questo. Del resto anche il suo modo di avvicinarsi alla medicina, alla salute, la trovo molto vicina a quello che è un messaggio di tipo cristiano. Beh, il Che quando era ragazzo col suo amico Alberto Granado andò in giro per l'America Latina finché non arrivò in un lebrosario all'interno del Perù amazzonico a un'ora di Lancia da Iquitos, dove l'approccio con i malati fu un approccio di grandissimo rispetto, mettendo in crisi le certezze delle suore cattoliche che si occupavano di questi lebbrosi, perché i malati erano lebbrosi in quella zona. Siamo stati per il documentario In viaggio con Che Guevara nuovamente là dove c'era il lebrosario e abbiamo incontrato due, un uomo e una donna, che erano uno ragazzo e l'altro adolescente quando il Che con Granado arrivarono al lebrosario. Ora erano due persone anziane e si ricordavano perfettamente. La vecchia con tenerezza mi disse: io lo conosci al muchacho, io l'ho conosciuto al ragazzo. E gli ho detto: era bello, e lei diceva: parlava molto bene. Lui attraversò a nuoto il fiume per andare a festeggiare il suo compleanno con i lebrosi, che erano in una costruzione diversa da quella dove stava il centro per la cura ai lebrosi, ma erano distanti. E lui sosteneva che la lebbra non si attaccava, aveva ragione. Cioè, era una malattia che veniva a persone che geneticamente o per vita in quei posti erano predisposti a questa malattia, e quindi lui e Alberto andavano senza guanti, senza ripararsi la bocca, e certamente i malati li amavano molto. Questo è un messaggio di grandissima attualità che bisogna passare alla classe medica, forse. Il libro, ecco, che l'ho trovato, è Che Guevara visto da un cristiano. Io lo consiglio a molti. Giulio Girardi ora è molto anziano, non può più girare per l'Italia a fare presentazioni, lo ha fatto fino a 2 anni fa, ma io sono felice di avergli potuto far pubblicare questo libro, che è una profonda riflessione di uno studioso della religione, di un filosofo della religione, che ha saputo cogliere nel modo di essere di Che Guevara molte qualità che sono o dovrebbero essere cristiane. All'inizio del mese di agosto, se non sbaglio, a Caracas si è tenuto il sesto vertice della sociale per l'Unione Latinoamericana e Caraibica, non so se ne ha sentito parlare, un incontro che ha visto la presenza di più di 30 rappresentanti di più di 30 paesi nel mondo, nel quale è stata fatta a conclusione una sorta di carta che in qualche modo propone un tipo di globalizzazione, come io chiamo, ma mi permetto di chiamarla globalizzazione tipo umanista, in contrasto a quella neoliberista imperante, ossia si tenta di rimettere al centro di quelli che sono gli obiettivi della globalizzazione l'essere umano, ricavando di nuovo spazio
all'essere umano stesso, al di là di quelli che sono i profitti, i commerci, il consumismo imperante. Lei cosa ne pensa? Per ora sono solo conquiste ideali, cioè ancora per incominciare nella pratica ci vuole. E penso che questo può venire dall'America Latina, che è un continente che ama l'utopia, che non la rifiuta, perché poi bisogna sempre avere purtroppo a che fare con i mercati, che magari sono protettivi come quelli dei contadini degli Stati Uniti o dell'Europa, per cui i prodotti dei paesi del sud del mondo che non hanno gli aiuti statali che hanno i contadini di queste grandi nazioni non potranno mai vendere i loro prodotti, quindi praticamente li stai condannando a morte. E però parli della possibilità della globalizzazione di dare a chi non ha avuto una possibilità di vita. Tutte balle. La realtà è che la globalizzazione economica è guidata dall'economia neoliberale. E l'economia neoliberale è per sua stessa estrazione un'economia che favorisce una crema della società, una piccolissima crema della società. Se l'80% dell'umanità vive sotto la soglia di povertà, vuol dire che questa economia globalizzata non funziona. Su questo non ci sono dubbi, quindi sarà anche un'utopia, ma magari cominciare a pensare in questo senso, cioè rimettere l'uomo al centro, forse è un qualcosa per il quale ne vale la pena, no? Ci sono presidenti in America Latina come Evo Morales in Bolivia, come Correa in Ecuador, come Chavez in Venezuela, che sono ben consci che da qualche atto bisogna cominciare perché l'economia neoliberale non sia più interpretata come un dogma, ma diventi una cosa su cui si discuta e che non venga imposta per forza. Però le giuro, queste sono battaglie che durano da 100 anni e ancora non si è riusciti a cambiare molto. Adesso, come dice il buon padre Alex Zanotelli, che è una persona che io stimo moltissimo, dice: siamo tutti sulla stessa barca e se si affonda da una parte, e visto che la parte che tende ad affondare è quella più pesante, perché è rappresentata dall'80% della popolazione mondiale, poi affonda tutta la barca. Quindi forse è il caso di cominciare a trasformare l'utopia in qualcosa di un pochettino più concreto. È che chi ha in mano la finanza mondiale si sente sovrumano, pensa che non succederà mai niente, che c'è un Dio che ha deciso che loro abbiano la vita e che chi nasce in Burkina Faso debba morire, e quindi hanno un atteggiamento molto presuntuoso, molto arrogante. Sapere che a breve, come è sempre successo per tutti gli imperi, imploderà anche questo impero neoliberista, perché poi quando metti l'umanità con le spalle al muro succede qualcosa che ti impone il cambiamento, non mi fa comunque felice, perché tante persone care, figli, nipoti nostri dovranno subire chissà che cosa, chissà come sarà drammatica la loro vita, perché coloro che ora comandano l'economia sono così arroganti. Questo accordo tra Chavez e Livingston, il sindaco di Londra, no? Rispetto al quale Chavez propone, cioè ha già proposto, concederà il petrolio di sua pertinenza con uno sconto molto elevato per il sistema del trasporto pubblico londinese, che è uno dei più cari d'Europa, se non ho capito male, e questo scambio, no? Scambio di competenze, quando Livingston mi sembra che si sia impegnato poi a mandare dei formatori a livello economico e tecnologico nel paese di Chavez. Lei cosa ne pensa di questa apertura verso l'Europa? No, è Livingston che è molto intelligente e siccome ha avvertito che i segnali di pericolo che la vita dell'Occidente sta dando, perché oggi sono i mutui americani, domani sono
la crisi di qualche altro prodotto, come può essere il petrolio, che improvvisamente ti pone davanti al problema che non hai più energia. Lui ha avvertito tutto questo, lui è un sindaco veramente progressista, non per finta, e ha pensato che era anche un bel messaggio questo accordo con Chavez, che sta cambiando la realtà del suo paese e incidendo nella realtà che cambia in America Latina, e anche perché, perdonatemi la parola, sputtanare l'Occidente e le sue certezze, dicendo che senza il petrolio a basso prezzo che il Venezuela dà, i trasporti nel Regno Unito, che fu una potenza coloniale, i trasporti pubblici sarebbero in crisi, è sicuramente un'idea di grande comunicazione. Io la ringrazio tantissimo per il tempo che ci ha dedicato e spero di poterla rincontrare presto e di vederla presto di nuovo in TV, insomma, di leggere le sue cose. Abbiamo bisogno di giornalisti di questo livello, insomma. Noi, come... Finché ce la facciamo, volentieri. Cioè, ogni volta correggere sulle panzane costruite su Chavez piuttosto che su Castro. Ora Castro è un vecchio signore in convalescenza, quindi non possono più costruire nemmeno panzane su di lui. È importante farlo, questa controinformazione, perché non possiamo vivere proni agli interessi degli Stati Uniti. L'Italia vive in un'altra realtà geografica e politica, per cui per esempio andando d'accordo con i paesi arabi per noi è vitale, perché sono i nostri mercati e perché sono i nostri vicini. Se ogni volta su qualunque problema America Latina noi dobbiamo ascoltare cosa pensano gli americani, è come dimenticare la storia. In Argentina ci sono 700.000 italo-argentini di doppio passaporto. Se fosse scoppiata l'economia argentina, come abbiamo rischiato 3 anni fa, avremmo avuto 700.000 persone che di colpo venivano in Italia a cercare una casa e una vita, e noi non potevamo respingerli come facciamo con gli extracomunitari, perché erano italiani. Allora, avere un altro tipo di lettura del mondo, non così prona agli Stati Uniti, forse ci conviene anche per programmare il futuro del nostro paese. Forse è proprio un dovere a questo punto. Forse sì.